Sorrisi, colori e gusto sono questi i protagonisti all'arena dell'Etna di Adrano per la sagra delle chiacchiere di carnevale. Dalle chiacchiere classiche a quelle al pistacchio, con tantissime persone ad attendere il proprio dolce in occasione di Aspettando il Carnevale, evento organizzato dal comune di Adrano. A preparare i dolci sono stati i ragazzi e i professori dell'Istituto Ars di Adrano, che oltre a far assaggiare le buonissime chiacchiere, hanno spiegato la ricetta e la tradizione del dolce di carnevale. La chiacchiera nasce in epoca romana, a tempo dei romani, in cui si festeggia il Saturday. E praticamente questa festa è simile al carnevale, dove era uno svago, un divertimento da parte di tutta la popolazione, sia da un ceto nobile sia da un ceto più basso. E quindi si mischiava un pochettino questa realtà, e venivano realizzate soprattutto per strada, e quindi venivano preparate e poi fritte con un grasso animale che è lo strutto, e noi proprio le abbiamo volute fare, proprio realizzare con lo strutto di maiale, e ecco perché anche vengono molto croccanti, perché la sua particolarità non è soltanto per il fatto di cucinarle in un olio di grasso animale o un olio vegetale, ma proprio perché vengono molto più croccanti, come potete anche vedere in quelle che abbiamo già appena realizzate. Poi un impasto che noi abbiamo fatto con del vino bianco, e quindi abbiamo farina, uova, vino bianco, e un po' di zucchero, un po' di sale, e poi abbiamo fatto anche una variazione che sono quelli là al cioccolato, quindi abbiamo aggiunto del cacao all'impasto e abbiamo realizzato questi al cacao con cioccolato bianco, e abbiamo quelli al pistacchio, diversi tipi. Poi la temperatura è dai 165 ai 170 gradi. E un'altra cosa anche importante è la stesura di questo impasto, che deve essere molto sottile. Più sottile lo facciamo e più abbiamo una chiacchiera proprio croccante, friabile. Oggi meravigliosi ragazzi della scuola Ars di ristorazione hanno preparato le chiacchiere, questo impasto semplice, povero, croccante alla fine, tradizione di carnevale, ecco appunto. Qui diciamo alla sagra, in diretta, potevate vedere la cottura per appunto la meraviglia della chiacchiera, dove un prodotto ancora crudo, come potete vedere, senza alcuna bollicina, quando viene cotta poi viene tutta così bella croccante, così piena di bolle, dovuta al vapore acqueo che si forma all'interno e grazie al vino che andiamo ad aggiungere. Questa è una chiacchiera con base vino come liquido, oltre alle uova, e a contatto con il calore, con la frittura, viene questa meraviglia. Questa meraviglia, questo grazie alle mani sagge dei nostri meravigliosi ragazzi che con tanto entusiasmo oggi hanno fatto un grande lavoro. È andata benissimo, siamo molto contenti, e poi la valorizzazione dei prodotti tipici come la chiacchiera, fatta peraltro da una scuola di formazione del nostro territorio, è assolutamente uno dei punti fondamentali del nostro programma, quello di dare la possibilità a tutti di far vedere le cose buone che facciamo. Noi abbiamo il dovere di offrire alla gente la possibilità di uscire, di aggregarsi, di stare insieme, di stare bene civilmente, e questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Dobbiamo ringraziare la scuola Ars che stasera è stata qui con noi, ha collaborato con l'amministrazione con tanto piacere per addolcire un po' il palato di tutti gli adraniti. Il carnevale siciliano è qui proprio accanto a me, l'assessore Maria Scardina con il sindaco Fabio Mancuso hanno realizzato, direi, un bel prodotto di divertimento, di cultura e di arte. E quest'oggi, questo pomeriggio,
chiacchiere, la sagra delle chiacchiere. Carnevale è questo, è incontro, è partecipazione, è divertimento anche. Infatti non possono mancare anche i balli. Ci sono i prodotti di Adrano che si stanno affermando in questo carnevale. Grazie. Grazie mille.